ha presentato il bilancio della Camera di Commercio di Novara agli organi di stampa e mi piace in questo caso sottolineare l'ampiezza dello sforzo che la Camera di Commercio sta facendo. Anche quest'anno abbiamo attribuito al bilancio una grande risorsa, spendiamo quasi 3 milioni e mezzo di denaro che le imprese hanno versato nel bilancio della Camera di Commercio, somme che oltre che dedicate alle imprese stesse, serviranno per rilanciare per quello che è possibile un'economia che è molto importante non solo per la nostra provincia, ma naturalmente per il tiro di un'Italia intera che vuole progredire e affermarsi. Siamo infatti a muoverci sui soliti binari, ma con qualche oggetto di innovazione legato soprattutto al fatto che teniamo all'internazionalizzazione attraverso la nostra azienda speciale EVAET, che quest'anno ha un budget anche lievemente superiore al passato, avendo anche indirizzato nuovi sforzi verso la Libia ormai pacificata, che può essere un motivo di intervento importante per tante imprese che già lavoravano per quello Stato. Abbiamo poi naturalmente sostenuto ancora il bando fiere per tutte le imprese che vanno anche singolarmente a promuovere la propria attività. Un occhio particolare anche al bando innovazione, destinatario di oltre 500.000 euro anch'esso, che ha avuto grande successo nei 2 anni precedenti. Naturalmente un occhio importante all'accesso al credito e quindi al sostegno dei Confidi con iniziative concrete che valgono oltre 300.000 euro. E naturalmente un occhio di riguardo a tutto quello che è un'attività che è la strategia di quest'anno e probabilmente dei 2 anni che verranno, verso il turismo e verso la promozione del territorio. Siamo infatti consapevoli dell'importanza che il territorio novarese avrà nei confronti dell'Expo 2015, manifestazione lombarda che si svolgerà appunto nel 2015, ma che deve vedere Novara predisposta e organizzata per far sì che quei milioni di turisti che andranno a visitare l'Expo possano poi trasferirsi ed apprezzare il nostro territorio con tutte le nostre emergenze di qualità industriale, agroalimentare, commerciale, turistica ed anche ambientale, proprio perché Novara è una delle aree forse più fortunatamente dotate da un punto di vista di strategia più generale. Tuteleremo anche i mestieri mancanti, la formazione quindi di nuove professionalità che possono servire alle imprese e i segnali di necessità vengono anche in questo momento di crisi proprio dalle imprese e naturalmente tutta una serie di necessità che devono andare ad attuarsi verso i percorsi turistici che saranno organizzati appositamente e anche trasversalmente ai settori proprio per dare fruibilità al nostro territorio e far conoscere quelle che sono le attività di produzione di quel primario artigianale, industriale, agricolo che la nostra terra ha sempre espresso ad alto livello.